amici di Calcio Pazzo, sì, se vi capita, se tra le vostre conoscenze c'è Mourinho, ok? E quindi ogni tanto tra amici si fa, oh, va a venire a cena? E lui magari dice sì, fate sparire l'argenteria. Ma io non lo invito Mourinho a casa. Vabbè, mia. Tu non lo inviti, sei della Juventus, ti sta sul cazzo e va bene, ma ricorda che tuo fratello è dell'Inter. Quindi lui lo inviterebbe. Magari a lui farebbe piacere. Allora lo avverto, gli avverti, dico, fai sparire l'argenteria, i regali di matrimonio, tutto ciò che insomma c'ha un certo valore anche affettivo. Perché che ha fatto? Che ha fatto? Perché lui lo ha definito, a parte, vabbè, si è un po' contraddetto in nella conferenza, ha detto in 5 minuti è stato in grado di dire io sono umile, e poi alla domanda quella sulla Champions League dice, non so com'era la domanda precisa, come reagire, cioè, come la prenderesti a sconfitta, dice io non ho mai persa la Champions League, no, e come a dire io sono umile, ma io sono special one, per cui io non è che perdo, io vinco. Io sono programmato per vincere. Okay. Ma va bene. Anni che non ha vinto un cazzo dei Champions. Non lo so, non gliel'hanno chiesto, non c'è stata questa prontezza di riflessi, ma comunque il personaggio lo conosciamo e va bene. Ma dov'è che noi andiamo a mettere il dito nella piaga? Mettiamolo, sto dito. Allora, lui ha detto che in questi mesi di, diciamo, dove è stato comunque strapagato dallo United. Ma è stato strapagato oppure si è licenziato? Non mi pare che si è licenziato. No, è stato strapagato. Ha quando detto si licenziava lui, ho studiato molto. E dove è andato a studiare? È andato a studiare a Lille. Ah, ecco. Okay? Perché chiaramente piacevano forse i metodi di allenamento, i metodi di preparazione e quant'altro. Fra colleghi si fanno. Fra colleghi si fanno queste cose. Pare che si sia inculato. Due preparatori, chi è che si è preso nello specifico? L'allenatore dei portieri, che è portoghese, e poi l'allenatore in seconda, se non ho letto male la notizia. Lo so, perché tu hai approfondito meglio, insomma. Ah. Io ovviamente gli mando gli articoli la mattina, studia questo. Sì, ho capito, ma la mattina alle 7, insomma. Poi sta con occhio mezzo chiuso, mezzo aperto. E poi dimentico. Lui dimentica facilmente. Comunque l'allenatore dei portieri sicuro, e poi mi credo un altro preparatore. Vabbè, comunque si è preso tutti i portoghesi dello staff del Lille. Che chiaramente non è stato proprio un gesto di stile non apprezzato dall'allenatore del Lille. Dice che lui ha parlato con Campos, che sarebbe il direttore sportivo. Però sai com'è, a metà stagione, a stagione in corso, me levi due comunque personaggi fondamentali, me metti un pochino in crisi, boh, per carità, non è stato molto signore, insomma, non è stato molto fine. Quindi ragazzi, se avete nelle vostre, diciamo, nei vostri pensieri quello di invitare a cena Mourinho, fate sparire la roba PlayStation, queste cose qua, insomma, che magari hanno un valore per voi, perché lui, soprattutto se sono comprate in Portogallo, se no l'argenteria comprata in Portogallo, e lui se la frega, capito? No, è portoghese. Nell'augurarvi una buona giornata, che oggi stranamente c'è il sole, ma guarda come ci bacia questo sole qua, è una cartina di tornasole, sì, nel senso che fra un po' piove sicuramente. Noi vi auguriamo una buona giornata, io e Fabietto. Ricordate la canzone di Fabietto? No, è meglio che non se la ricordi. Meglio che non se la ricordi. Se volete sentire la canzone di Fabietto, al prossimo video. Un saluto e sempre. Caccio, faccio!